Ciao a tutti. Allora, oggi parliamo della mano dell'arco. Ne abbiamo già parlato altre volte, però ripetita iuvant, no? Come si dice? Quindi ripetere aiuta tantissimo e siccome sono domande che comunque mi hanno fatto, preferisco riparlarne velocemente. Perché vedo tantissimi arcieri che tirano in questo modo qua, con sta mano aperta, perché gli hanno detto che la mano non deve creare interferenze. Certo, crea interferenze se noi prendiamo l'arco in questo modo qua. Se noi prendiamo l'arco in questo modo qua, anche se c'è un grande campione che lo fa, ma è solo lui, quindi non fa assolutamente testo. L'arco esattamente come vi hanno detto al corso, le nocche devono stare a 45 gradi. Quindi quando siete in questa posizione, le nocche le vedete a 45 gradi. Se non le vedete a 45 gradi, non avete messo la mano nel modo giusto. Ok? Quindi dovete vedere le nocche a 45 gradi. Questo vuol dire che l'arco ce l'avete in questa posizione. Questa è la posizione, l'arco deve essere in questa posizione. Anche con l'arco nudo. Non cambia assolutamente niente, quindi nocche a 45 gradi. Come deve essere la mano? La mano non deve essere aperta, la mano, le dita devono essere perfettamente rilassate e devono stringere l'impugnatura. L'impugnatura va stretta l'impugnatura, ecco come va stretta l'impugnatura. In questo modo qua, nocche a 45 gradi e l'impugnatura va stretta. Come va stretta? Esattamente come vi ha detto il vostro istruttore al corso. L'impugnatura va stretta come un grappolo d'uva, non cambia mai niente, l'impugnatura va stretta come un grappolo d'uva. Ovviamente come si stringe un grappolo d'uva senza fare una spremuta di uva? Si tiene l'impugnatura in questo modo qua, in modo tale che quando lasceremo, vedete, il polso si rilasserà all'istante. Questo modo qua. Non c'è neanche bisogno della dragona. La dragona serve di sicurezza, serve, è una questione mentale, potete adoperarla tranquillamente, però io non l'ho adoperata per tantissimo tempo, si può anche non adoperare la dragona, non è mica detto che la dragona si debba adoperare. Provate anche a tirare senza dragona, senza stringere l'arco in modo esagerato. Guardiamo un tiro, vedete come ho la mano, andiamo in ancoraggio, tutti i contenuti dall'ancoraggio al rilascio e lasciamo andare la freccia. Ecco come abbiamo rilasciato. Rivediamolo. Sempre in questo modo qua, come un grappolo d'uva, tutte le dita devono stare rilassate, specialmente il mignolo, che è la cosa più disgustosa che io vedo. Tutto ben rilassato, la mano e le dita devono morire, spalla estesa in avanti, mantenuta estesa durante la trazione e lascio andare. Ok? Allenatevi, ci si allena, non è detto che sia facile, bisogna allenarsi. Certo che se io vedo in questo modo, tenere l'arco in questo modo qua, non va bene perché non vi allineate. Siete più sicuri e tranquilli, lo capisco, che tirare in questo modo qua vi rende più sicuri, ma voi avete la forza resistente e la forza di trazione non sullo stesso piano, ma su due piani paralleli. E questo non è una buona cosa, non va bene. Quindi per ottenere i risultati migliori, io devo spingere in questo punto, perché in questo punto, attraverso l'osso radio, l'osso omero e i muscoli della spalla, riesco ad allinearmi. Non dico scheletricamente come fanno gli archi olimpici, ma sicuramente molto meglio che non avere una posizione in questo modo qua.
in cui non sono allineati. Un'altra cosa da dire, già che ci siamo, è il gomito dell'asse. Non ha... Quello che conta saranno i muscoli dorsali, non dove va a finire l'ancoraggio. Quindi non dobbiamo assolutamente andare in avanti, l'ancoraggio è normale in questo modo qua, e poi chiudiamo e tiriamo. Ok? Fate anche queste prove, quella del gomito dell'arco, faccio poi un video a parte. Mano dell'arco, nocche a 45 gradi, ancoraggio, espansione, rilascio. Ok? Dai, allenatevi, buon lavoro, iscrivetevi al canale.